che una varietà a poco fa bisogno in freddo e è precocissima. Ce ne sono di varietà di questo tipo. Però non è la regola. Questo va tenuto in considerazione. Passiamo adesso al problema dell'autoincompatibilità. Intanto che cos'è? È l'incapacità del polline di una varietà di fecondare il proprio ovario. Questo perché arriva del polline sullo stigma che ha gli stessi fattori genetici dell'ovario, l'ovario li riconosce e impedisce la crescita. Questa è l'autoincompatibilità. Poi c'è tutta una serie di casistiche, può essere parzialmente incompatibile e quindi una parte di tubetti pollinici possono comunque sì arrivare all'ovario, ma quella che a noi ci interessa è l'autocompatibilità, cioè il grano pollinico che si sviluppa agevolmente e che arriva direttamente all'ovario, all'ovulo e all'ovocombe. Il processo sembra facile, ma non lo è. E abbiamo messo a punto un'altra metodologia in dipartimento, è un metodo sperimentale di laboratorio, è il metodo della fluorescenza, e ci permette di individuare l'autoincompatibilità di origine genetica, perché poi di autoincompatibilità ce ne potrebbero essere anche di altri tipi, ma fermiamoci a questa. Il protocollo ormai è di uso europeo e anche questo si realizza in condizioni controllate. Quindi questo è un vantaggio, cioè ci permette di eliminare tutte le variabili che ci abbiamo in campo, a partire dal vento, la pioggia, la temperatura stessa, e quindi in laboratorio studiamo essenzialmente il processo di impollinazione. Quindi in campo scegliamo i rami con i fiori ancora chiusi solamente. In laboratorio realizziamo sia l'autoimpollinazione, quindi lo stesso polline della varietà, e impollinazione incrociata. E qui possiamo usare diverse cultivar che ci interessano, oppure tutta una casistica di altri polline. Dopo un tot di ore, 92-96 ore, andiamo a verificare se questi granuli pollinici, se questo polline intanto è germinato, se si è allungato. Questa qui per esempio è la superficie del polline, e questi sono i tubetti pollinici che iniziano ad allungarsi e a scendere lungo lo stilo, fino ad arrivare dopo 96 ore all'ovario. Questo è un ovulo. Dopodiché avviene la fecondazione. Avviene se l'ovulo è ancora buono, è ancora vitale, altrimenti lui è arrivato fin qua giù, ma non serve a niente. In laboratorio possiamo anche determinare per quanti giorni l'ovulo è vitale. Ci sono varietà che hanno una longevità un pochino più lunga, ci dà la possibilità di avere più giorni fertili, altre varietà che invece sono molto brevi. Dunque, con questa metodologia in dipartimento sono state esaminate tutta una serie di varietà, ad eccezione della Orange Rubis, non l'abbiamo verificata noi. E dunque, allora, tra le nuove varietà, Fardao, Chioto e Farvalì, sono risultate compatibili. Poi vabbè, qui ci sono altre cultivar che conoscete anche molto meglio di me, ma mi vorrei soffermare un attimino sulla Portici. La Portici, anche questa la conoscete molto bene, apprezzata dal mercato, perché insomma la sua produzione è di tutto rispetto. Dunque, è un ottimo impollinatore, ma perché è tra gli autocompatibili? Bene, dunque, abbiamo visto che anche le cultivar che non hanno nessun problema di autofecondazione, se in
campo hanno un'altra varietà che funge da impollinatore, ne avvantaggiano la produzione migliore. Questo perché intanto è l'effetto massa del polline, si dà maggiore probabilità che la fecondazione avvenga. E la portici in questa funzione è un buon impollinatore, si è riscontrata questa sua caratteristica. Ancora per Fardao, Kyoto e Farbarino non abbiamo fatto di queste prove di aiuto da altri impollinatori. Mentre tra le auto incompatibili o parzialmente incompatibili, perché per esempio per la bora ancora insomma dire se è l'una o l'altra, diciamo parzialmente, e queste prime tre anche queste non le abbiamo verificate noi. Però, come potete vedere, dunque, Pincott, Belga Rouge e Robada sono le tre che abbiamo guardato quest'inverno, sono autoincompatibili, però ancora vi faccio notare come la Portici si è rivelata un buon impollinatore per queste varietà. Ma perché la Portici è un buon impollinatore? Allora, intanto ha una fioritura media e prolungata nel tempo, e questo ci dà un calendario buono. Produce tanti granuli pollinici, e questo è un altro fattore positivo. Produce tanti granuli pollinici e di buona qualità, cioè tutti germinano e tutti sono efficaci. Ha una costanza produttiva, e poi vabbè, è una varietà di tutto rispetto, quindi cominciamo a trarre un po' di conclusioni. Per massimizzare quella che è la produzione di queste nuove varietà, la compatibilità è senz'altro un fattore determinante da valutare e da verificare. Però anche nel caso di varietà autocompatibili, inserire altre varietà, come potrebbe essere la Portici, insomma, non ci crea una tara produttiva, ma bensì avvantaggia la produzione della varietà, ma ci dà lei stessa un'altra produzione. E in ogni caso, per valutare questi genotipi che vengono introdotti con una rapidità eccessiva, direi, è necessario che insomma, la ricerca sia vicina all'agricoltore e che gli possa dare notizie utili per quello che è un fabbisogno freddo, per una zona, appunto, il grado di compatibilità pollinica, e poter trovare delle varietà impollinatrici che però non siano delle semplici tare produttive. Ecco. Io con questo finisco. Grazie alla dottoressa Treini. Se permettete una battuta, dottore, abbiamo capito che Bordeaux Rosso era una buona varietà, anche dalle buone caratteristiche organolettiche, un buono stallone, una varietà. Va bene per la nostra frutticoltura. Il dottor Catalano che ci parlerà di materiale di qualità a garanzia della frutticoltura. Va bene, nel ringraziarvi per l'invito che mi avete fatto, vi dico che diciamo, la relazione la faccio con la casata della nazionale, diciamo, che è Civitalia, l'associazione nazionale dei vivaisti, e quindi intendo darvi delle notizie anche a seguito di un dibattito che si era creato alla mostra pomologica. Quindi ci sono molti frutticoltori, questa è la parola di un vivaista che vi dice come vi dovete comportare e i diritti che voi avete nei riguardi, diciamo, delle piante che comprate. Il problema più grosso dell'albicocco è la sciarca, purtroppo lo conosciamo drammaticamente in questa zona, però non tutti sanno
che la prima segnalazione della sciarca al meridione avvenne a 3 km da qua, insomma, avvenne in Trisaia, dove fu individuata la prima pianta di sciarca al meridione d'Italia, ed era una pianta di Stanley. Questo stiamo parlando del 1986. E ci fu fatta, io partecipavo attivamente, allora ero un giovane ricercatore del CNR, partecipavo a questo monitoraggio che stava facendo l'Università di Bari, che aveva questa tradizione nel settore della virologia, con dei colleghi dello IAM di Valenzano, e quindi si andavano nelle zone di frutticolture, quindi per noi pugliesi la frutticoltura era il metapontino, noi non avevamo ancora sviluppato, a meno che della zona del Percoco nella Valle dell'Ofanto. Quindi fu fatta, poi successivamente fu fatta un ritrovamento anche in Agro d'Ugento di Castellaneta, e c'era un comune denominatore: le piante non erano piante prodotte qua, ma erano piante prodotte altrove. Fu fatta praticamente una proposta di gestire il monitoraggio e l'eradicazione congiuntamente dalle due regioni, dai due servizi fitosanitari, perché le competenze, per fare queste cose ci vogliono le competenze scientifiche e cose, però la, diciamo, la proposta non ebbe un accoglimento favorevole da parte della regione Basilicata. La Puglia legiferò per prima del programma nazionale, la legge nazionale del 92, la Puglia legiferò nell'89 e iniziò questo programma di qualificazione, cioè fu una disgrazia che portò praticamente allo sviluppo di questo programma di qualificazione del materiale vivaistico, non senza problemi, perché mi ricordo anche i colleghi dell'Emilia Romagna, del CAV ed altro, dicevano che la Puglia stava prevaricando lo scenario nazionale perché chiedeva delle garanzie per albicocco, pesco e susino, e questo è il primo cartellino che fu rilasciato. La regione dava un attestato di certificazione delle piante solamente alla sciarca, e questa è una delle, all'epoca non c'era il PowerPoint, c'erano i lucidi, uno dei lucidi che si faceva nella divulgazione, cioè la certificazione e garanzia di sanità, cioè le piante contrabbando è vietato, eccetera eccetera, diciamo, per una legge regionale, non per una legge nazionale. Questo in Puglia, diciamo, che dove l'albicocco era, il settore vivaistico era molto per le ciliegie e praticamente per il mandorlo e l'olivo, determinò lo sviluppo del settore vivaistico anche per l'albicocco, tanto che in 10 anni, dalle 13 varietà che si moltiplicarono nel 91, se ne moltiplicarono 32 nel 2000, praticamente producendo circa 170.000 piante all'anno, perché evidentemente si era allargato il bacino d'utenza grazie alla garanzia del materiale che veniva proposto. Successivamente entrarono in vigore le norme comunitarie, la cosiddetta CAC, lo standard comune europeo, che normalmente viene identificato da un cartellino di tipo arancione. Nel frattempo, a livello nazionale, partivano i programmi di certificazione, e quando parliamo di certificazione parliamo di due requisiti fondamentali che sono dei vostri diritti: la corrispondenza varietale, che l'acqua lete sia acqua lete e non sia Gabbianello, come diceva Vincenzo, e poi la sanità del materiale. E l'Italia, diciamo, avviò questo processo nell'87, facendo questo processo un processo centralizzato. Era Roma che doveva fare i controlli, era Roma che doveva detenere il materiale. Questo ebbe poco successo perché nel frattempo, diciamo, le regioni, in alcune regioni, la Puglia, l'Emilia Romagna su tutte, il Trentino e Bolzano, avevano dei propri programmi e non volevano cedere la propria sovranità praticamente all'amministrazione centrale. Abbastanza. Però è successo qualche cosa nel corso degli anni. Prima di tutto nel 95 c'è stato, diciamo, il trasferimento delle competenze della materia agricola dallo Stato alle regioni, quindi le regioni sono state investite dei controlli sui propri territori. Poi è successo che si sono affacciate nuove malattie, sia per le drupace, ma pensiamo per esempio alla tristezza degli agrumi, che è un altro problema nostro che non avevamo. C'è stato un incremento delle tecniche scientifiche, della diagnostica. Prima si facevano le trasmissioni meccaniche, i controlli visivi, l'ELISA, poi iniziarono i metodi biomolecolari. Entrò in vigore la normativa europea a seguito dell'abbattimento delle barriere tra gli stati, quindi c'era la libera commercializzazione dei materiali a livello europeo,
e poi avvenne praticamente il trasferimento delle competenze in materia agricola dallo Stato alle regioni. Tutto questo portò a dover riscrivere il, diciamo, il programma di certificazione nazionale, che nel corso di quasi 7-8 anni, dal 2003 fino al 2006, con, poi con i nuovi protocolli, diciamo, stabilirono quella che è l'attuale programma di certificazione, dove c'è scritto in poche parole che sono i servizi fitosanitari regionali che sono in carica dei controlli sul proprio territorio delle strutture della certificazione, e dice poi che il cartellino di certificazione ha dei connotati ben precisi e deve essere diverso da quello della CAC. Inoltre, cosa che abbiamo mutuato dalla legislazione comunitaria, c'è stato un glossario per capire i termini, perché noi non capivamo gli stessi termini. Cioè, per me campo di piante madri è una cosa, per i Bolzanini si chiama marzaio, cioè noi non parliamo la stessa lingua. Allora fu creato questo glossario per capirci meglio. I protocolli sono attivi dal 2006 e il sistema è organizzato in questa maniera, dove praticamente il Servizio Nazionale di Certificazione sta presso il Ministero, che è l'ombrello di tutto il sistema. Poi ci sono delle strutture tecniche che andremo a vedere successivamente, e i controlli sono dei servizi fitosanitari regionali. Cioè il Ministero ha solamente compito di coordinamento, non ha compito operativo nei controlli. E in più i servizi fitosanitari, facendo loro i controlli, tolsero anche quel cattivo, diciamo, esempio italiano, che era che gli stessi soggetti facevano da controllore e controllato, cioè la mano destra controllava la mano sinistra, viceversa, non dando le garanzie dovute. Questo è un po' il sistema di certificazione. Oggi in Italia ci sono queste screen house, serre a rete a prova di insetto, che diciamo sono la banca centrale del materiale sano, e attualmente ci sono 9 centri che sono localizzati in 7 regioni, sono le regioni dove ci sta una certa specializzazione. Poi c'è un'altra fase di trasferimento di questo germoplasma, che si chiamano centri di premoltiplicazione, che sono 10 presenti in 8 regioni. Ci sono circa 150 ettari di campi di piante madri gestiti dai vivaisti in 10 regioni e circa 2000 ettari di vivaio che, diciamo, corrispondono a circa 5 milioni e mezzo di giornate lavorative, quindi un grosso patrimonio che il settore vivaistico dà alla forza lavoro del nostro paese. Ed è possibile utilizzare 1511 varietà che sono conservate nel sistema. Per quanto riguarda l'albicocco siamo a 115 varietà, andiamo dall'extra precoce all'extra tardivo. Quindi chi non vuole usare materiale certificato non ha l'alibi di dire che le varietà non ci sono. Le varietà ci sono tutte, ci sono tutte le garanzie per poterlo fare, sono altre le scelte che portano al mancato utilizzo. Queste sono le serre, l'interno delle serre di conservazione, diciamo, e le più operative a livello nazionale abbiamo la Sicilia con gli agrumi a Cireale, poi c'è Bari, il CAV a Tebano e l'Einburg a Bolzano per quanto riguarda il melo. Questo è l'asse che crea praticamente il servizio di rifornimento al sistema. Andiamo nei campi di piante madri che sono specializzati. Ho detto ci sono 150 ettari, anche in Basilicata dai cugini del Covil fu costituito un campo di piante madri di drupace a Sant'Arcangelo, che poi, diciamo, hanno ritenuto utilizzare parzialmente. Nella mia esperienza come pugliese noi abbiamo 20 ettari di campi di piante madri, per noi il materiale certificato proviene esclusivamente da là, e abbiamo 450 varietà in coltivazione, con tutta una serie di procedure e di prevenzioni. Per esempio la sterilizzazione delle forbici passando da una pianta all'altra è un fatto ormai che non ho capito. E certo, perché c'è il problema dei viroidi, e quindi questo è un fatto ormai acquisito dagli operai che lavorano a base. E quindi mi piace dire che questo campo è iper praticamente oltre che isolato, perché è nella zona di Mottola, in provincia di Taranto, è anche iper visitato da organizzazioni internazionali come esperienza positiva. Questa è la fase della potatura invernale, con la raccolta delle gemme, alcune immagini dei campi di piante madri, siamo al vivaio, vengono innestate le piante, la ripresa vegetativa, e arriviamo al momento del fatidico del cartellino, dove
con Nicola prima parlavamo, eccetera. Come funziona la cartellinatura in Italia? Funziona che il vivaista fa la denuncia al servizio fitosanitario e denuncia la propria attività dando tutta la documentazione del materiale che ha utilizzato. Il servizio fitosanitario fa i controlli e dopo aver fatto i controlli praticamente definisce quante piante possono essere certificate. I controlli sono sia controlli amministrativi, sia controlli tecnici, sia controlli diagnostici, cioè si fanno le analisi, né più né meno come le analisi del sangue. Dopodiché il servizio fitosanitario comunica al vivaista quante piante gli sono state riconosciute e dà l'autorizzazione a Civitalia, all'interprofessionale, di stampare i cartellini, le etichette certificate. Una volta stampate le etichette certificate, i dati di tutte le etichette con la numerazione viene dato al servizio fitosanitario per poter fare i controlli e i cartellini vengono dati al vivaista che li applica. A fine di ogni anno tutto questo lavoro fatto su tutto il territorio nazionale viene messo su un CD e viene dato al servizio fitosanitario centrale che ha il database totale di tutto il programma. E siamo quest'anno al settimo anno di certificazione volontaria, che ha significato nell'ultima annata 12 milioni di astori certificati, 26 milioni di portinnesti di fruttiferi, 200 milioni di piantine di fragole, 120.000 agrumi e circa 500.000 di piante di olivo. Questi numeri mettono l'Italia, che è la prima nazione frutticola europea, anche all'avanguardia per quanto riguarda la qualificazione del materiale vivaistico. Immagini di espianto delle piante a vivaio e veniamo al famoso cartellino. Mi dispiace che qualcuno se ne andrà perché era interessato a questa cosa qua. Il cartellino ha valore giuridico. Il cartellino non lo stabilisco io com'è, è un decreto ministeriale che l'ha stabilito. Che cosa è riportato sul cartellino? È riportato prima di tutto il logo del ministero e della regione che ha fatto i controlli. Il ministero è l'organo certificante, cioè l'organo supremo, mentre la regione è quella che ha fatto i controlli di campo. È scritto il nome della varietà ed è scritto il nome del portinnesto. È scritto il nome del servizio che ha fatto i controlli, è un cartellino che vale per una pianta, è specificata la categoria con lo stato sanitario. Dall'altra parte sono riportati il codice del produttore, che non è altro che la partita IVA, quindi è unica in tutta Europa, e una sigla legata ad ogni provincia. Quindi sono come le targhe della macchina e del rimorchio, quelle sono, non è che possiamo cambiare. E in più c'è la specie Prunus armeniaca vitillo, è un numero alfanumerico 16, in questo caso è il codice ISTAT della regione Puglia, perché questo è stato fatto in Puglia, mi sembra che per la Basilicata è 18, 17-18, non mi ricordo, ed è invece è un codice che il Servizio Nazionale di Statistica assegna ogni anno all'annualità, in questo caso l'annualità 2010 è individuato con la lettera E. Quindi vedendo questi numeri noi sappiamo esattamente chi ha prodotto, dove è stato prodotto, chi ha controllato la varietà. Quindi se non si dovesse, invece di vitirlo, si dovesse trovare portici, praticamente l'agricoltore a farsi le proprie ragioni e a chiedere giustizia di questo fatto, perché questo ha valenza giurisdizionale per quanto riguarda questi aspetti qua. È scritto che i cartellini certificato devono essere diversi da quelli della CAC, invece stiamo vedendo purtroppo su scala nazionale l'utilizzo del colore azzurro anche per varietà, anche per specie, anche per produzioni che non sono in certificazione. Mi dispiace sindaco Poli, ma capisco che l'Emilia Romagna per esempio ha istituito una categoria che si chiama bollino blu, richiamando col blu il colore del cartellino. Sappiamo benissimo perché è stata istituita questa categoria, perché c'era da utilizzare dei fondi comunitari, c'erano dei piani operativi, eccetera, eccetera. Ma non è un buon servizio quello che il settore vivaistico, dei miei colleghi, la mia posizione è nota a livello nazionale, quindi non sto facendo una coltellata alle spalle dei miei colleghi emiliani, e ci stiamo confrontando molto su questo. Nel separare anche visivamente è impossibile chiedere all'agricoltore la preparazione legale di questi aspetti, almeno mettiamo dal punto di vista
visivo, immediato, questo è A e questo è B, e poi scegli tu sul, sul mercato ciò che vuoi. Caro Nicola, la legge nazionale che deriva dalla comunità ha costituito la CAC, che è una qualità standard obbligatoria a livello comunitario, va bene? Tutti quanti a livello comunitario per circolare il materiale deve essere almeno di questa categoria. Quindi per il vivaista è prescritto l'obbligo di fare questo, se non lo fa il vivaista gli chiudono il vivaio, gli revocano la licenza. Per voi invece, frutticoltori, è sancito il diritto di pretendere che il materiale sia garantito sia per gli aspetti sanitari che la legge riporta, sia per la certezza varietale. Quindi voi avete uno strumento nelle vostre mani, o sotto forma di cartellino, o come DDT che riporta determinate dizioni, per far valere le vostre ragioni. Questo, come dicevo io, è uno standard obbligatorio a livello europeo ed è, si tratta sostanzialmente di una certificazione di processo, cioè è il processo che viene certificato. Di contro, con la certificazione volontaria nazionale, abbiamo sia una certificazione di processo che una certificazione di prodotto, cioè è un livello superiore, perché ogni pianta è cartellinata con quei requisiti che vi ho detto prima, e anche in questo caso viene ribadito e viene elevata la garanzia che voi avete. Quindi praticamente fate valere i vostri diritti, perché la legge lo prescrive. E quindi ci sono già casi, lo so che uno dice ma in Italia la giustizia è lunga, qua ci sono delle procedure un po' più veloci, perché l'accertamento di una varietà ormai è facile, non è più come prima, ci sono tecniche molecolari che lo permettono. Se in bolla è scritta una cosa, voi dovete trovare quella cosa, se non è veritiero, il vivaista vi deve pagare i danni, e ci sono di questi danni. Io da vivaista vi dico di sfruttare queste vostre diciamo diritti, e di premiare così i vivaisti seri, facendo, anche scremando, tanta, diciamo, contraffazione che, come diceva prima il senatore, purtroppo c'è in questo settore. L'albicocca ideale è cambiata, poi Carmelo ce ne parlerà. Per quanto riguarda le problematiche della sciarca, col pesco è stato accertato che non esistono fonti di resistenza per questa malattia. Col pesco c'è poco da fare. Purtroppo ci sono dei nuovi ceppi, c'è il ceppo Marcus, ci sono i ceppi ricombinanti che stanno facendo sfracelo anche in queste zone qua. Noi non abbiamo alcuna possibilità, penso che i buoi sono già scappati dalla stalla, non possiamo fare più niente. Con l'albicocca, che anche se facciamo l'eradicazione, ormai il virus è andato sui prunus selvatici della macchia, sul prugnolo, e quindi una volta che togliamo il campo e andiamo a rimettere un campo nuovo, c'è talmente una pressione di inoculo forte che le piante si infettano dopo uno o due anni, perché il virus è trasmesso da afidi in maniera semipersistente. Basta un volo dell'afide, va sulla foglia, assaggia, non gli piace, va su un'altra pianta, se l'afide era infetto, ha infettato quella pianta. Noi non ci possiamo fare niente. Quindi non è, c'è nessun espianto di... Non c'è da fare, in alcune zone abbiamo perso la scommessa, in alcune zone. Dobbiamo preservare delle altre zone. E l'abbiamo persa per dei giochetti politici. Noi la stiamo perdendo ora in Puglia, nella zona della BAT, perché sono entrati dei programmi operativi di amici di altre regioni, con i programmi operativi sono entrate le malattie, perché stanno delle varietà che sono suscettibilissime. Non vi sto a dire nome e cognome delle varietà, le conoscete meglio di me, perché farei un atto di scorrettezza verso chi detiene questa varietà. Ma sta un'associazione ultramatematica tra una varietà e l'entrata della sciarca. Questo perché, da dove vengono, molti produttori, molti OP, non si servono dei vivaisti per fare le piante, ma fanno le piante in mezzo ai frutteti. Allora, se il frutteto è infetto, pure le piante poi saranno infette, e abbiamo inguacchiato l'Italia. Allora, quella che era una nostra peculiarità, perché la frutticoltura si sta meridionalizzando, la stiamo perdendo, perché qua i problemi sono molto, ma molto più gravi rispetto ad altre situazioni. Con l'albicocco la situazione invece è un po' diversa. Scusate, in due minuti finisco. Queste sono le varietà sensibili. Ninfa è una delle più sensibili in assoluto. E quindi su queste, diciamo, mostrano fortissimi sintomi, quindi le varietà sono
i frutti non sono commercializzabili. Abbiamo poi tutta una serie praticamente di ricercatori che hanno indicato alcune varietà che hanno una tolleranza o resistenza. Quando parliamo di resistenza non parliamo di immunità, cioè che la pianta non prende la malattia. La pianta la malattia la prende, però non mostra i sintomi sui frutti. Questa è una buona possibilità nelle zone dove noi abbiamo perso la battaglia con la sciarca, perché potremo coltivare. Non è buono nelle zone ancora indenni, perché probabilmente avremo la malattia, noi sappiamo che abbiamo la malattia e la malattia si potrà diffondere anche su varietà sensibili. Però per l'albicocca abbiamo questa chance per le zone dove abbiamo perso ormai la battaglia con la sciarca. Quindi ci sono i breeder, cioè coloro che hanno fatto il miglioramento a livello internazionale, utilizzano tutta una serie. Scusa un attimo, sì, sì, prego, Polo. Prego. Ma scusami se la tecnica, diciamo, di rilevazione di questa sciarca è solo sulla allora, la tecnica di rilevazione stanno in alcuni casi il tecnico esperto visivamente stabilisce e basta. In altri casi c'è bisogno per la allora il consigliere mi dice prima della fioritura. L'albicocco purtroppo non mostra sintomi sulla fioritura, il pesco invece mostra i sintomi sulla fioritura. Quindi una strategia che non è stata attuata, scusate se sono crudo nel dire le cose, era quello di fare i monitoraggi durante la fioritura, perché avevamo possibilità di intervenire molto velocemente e mettendo delle squadre ben attrezzate riducevamo i tempi. Non è che stiamo a parlare sul latte versato, ormai l'abbiamo perso il latte in alcune zone, non ci possiamo fare più niente. Allora, queste qua sono delle varietà che vengono utilizzate negli incroci per costituire delle varietà resistenti o quantomeno che non mostrano i sintomi sui frutti. E ora, attualmente in campo mondiale ci sono tre istituzioni che hanno rilasciato delle varietà che sono tolleranti, cioè non resistenti, che non si infettano, ma che non hanno i frutti che mostrano i sintomi. Una l'avete vista giù, ed è Bora, del professor Bassi, lo stesso papà di Ninfa, dell'università di Milano, che ha collaborato con l'università di Bari per quanto riguarda i saggi. Poi in Spagna ci sono due istituzioni, c'è il CSIC, che è il nostro CNR, e l'IVIA, praticamente, che è l'Istituto Valenziano di Investigazione Agraria della municipalità, diciamo, della regione dell'autonomia di Valencia. E poi in Francia c'è l'INRA con Gianmarco Dergon, che è l'istituto che ha più tradizione al mondo in questi studi. Sempre Bora, è inutile la stiamo a commentare, la commenterà Carmelo dopo. Per quanto riguarda queste spagnole, voi la prima volta le avete viste in Basilicata nel 2008 durante il congresso mondiale dell'albicocco che si tenne a Matera con una sessione che poi fu tenuta a Pantanello. Queste varietà, vedete, riferendomi alla relazione della ricercatrice di Pisa, hanno tutte come genitore Orange Red, e noi sappiamo che Orange Red quest'anno ha prodotto bellissima, forse la più buona di tutte a mangiare, perché abbiamo preso 1200 ore di freddo oppure 900 ore di temperature sotto i 7 gradi. Ma Orange Red, io ce l'ho a Mottole, Mottole è 400 metri sul livello del mare e ci sono 50 varietà, 57 varietà nel campo di piante marce, un mix di polline incredibile. Per l'anno scorso, gli altri anni, ha prodotto un frutto forse a pianta, quindi è una varietà che non produce. Stiamoci attenti su questo fatto, non è che questa sia una panacea, anche perché vedendole, guardate, non sto parlando male, io sono per l'innovazione, però l'innovazione va testata prima. Non andiamoci a buttare di testa in un pozzo e non sappiamo che cosa succede. Queste qua noi le abbiamo viste a Matera, abbiamo visto le presentazioni, le caratteristiche pomologiche dei frutti lasciano a desiderare. Qua ormai c'è l'amico di Grottagli che mi dice: io faccio albicocche da 100 grammi, qua se arriviamo a 40 grammi, a 45 grammi, è già tanto. Quindi non abbiamo caratteristiche pomologiche che oggi il mercato ci chiede e ci premia. Quindi stiamo attenti all'utilizzo di queste innovazioni. Le varietà IVIA sono tutte balibucce.
stiamo spiantando la Vitigno, stiamo spiantando la San Castrese, stiamo spiantando la Marmobello, che sono cavalli di battaglia, possono andare all'industria, all'essiccazione, andiamo a mettere questi che sono dello stesso colore. Anche qua è tutto da verificare il comportamento, anche se queste varietà stanno già in zona, qualcuno subito se le è portate in zona perché è sempre più furbo degli altri per sapere chissà che cosa, andando incontro a un rischio che è la rottura della resistenza. Poi è lo stesso discorso degli antibiotici: quando uno fa l'abuso, poi esce il cerchio degli antibiotici in cui l'antibiotico che utilizzava non mi copre più. E questa invece è una, pure questa qua, vedete, sono due varietà ad elevato fabbisogno in freddo. Queste vengono dalla valle, praticamente alta valle del Rover, nord della Francia. Questo è Gianmarco Dergone, una delle personalità mondiali della Bicop, Chamad, e il sistema francese ha molto puntato su questa Bicop. Pure questa qua la dovremmo vedere. Qua, a questa qua mi sentirei di darvi un'indicazione in più, un'indicazione fuori programma. I francesi che cosa hanno fatto? Avevano fatto un accordo con Irene Karayiannis in Grecia, perché prima, fino agli anni 90, noi prendevamo il traghetto a Bari per andare a vedere la sciarca in Grecia, in Albania, perché noi non la conoscevamo. E quindi oggi non c'è più bisogno di andare in Grecia a vedere, basta fare 40 km. Allora, che hanno fatto? I francesi hanno assaggiato tutte le loro varietà in campo direttamente in Grecia, nelle zone più infestate possibile, e quindi questo dato è un dato che mi sembra da dire più probante, perché è una varietà selezionata poi in campo in quelle zone, diciamo zone simili alle nostre, però è una varietà di un periodo, cioè di un periodo, pure questa Autostel, di un periodo praticamente medio tardivo. Noi qua dobbiamo puntare a ben altri periodi. La disponibilità di germoplasma non è garanzia di successo agronomico e commerciale. Qua dobbiamo accelerare queste verifiche, altrimenti, ho detto, rischiamo di sbagliare. Come si fa? Facendo dei campi, ecco il politico, diciamo, ai più alti livelli. È un problema italiano. L'Italia vive il programma sciarca a livello ministeriale, che sempre per essere finanziato c'è questo affanno, perché fondi non ci sono. Questi sono problemi reali. Questi sono problemi reali, sono risposte e chance che dobbiamo dare agli agricoltori, sia alle istituzioni di ricerca che devono ricercare, sia alle istituzioni di sperimentazione come Carmelo, che deve avere la possibilità di valutare